pianista, compositore Adriano Aponte, in una performance musicale e teatrale accompagnata dagli attori Yuri Napoli, Roberta Scuti e Serena Pisa. Ascolteremo alcune delle composizioni più celebri del maestro Ennio Morricone e alcune composizioni inedite del nostro compositore Adriano Aponte. Da parte di Social World Film Festival e dell'Associazione Imprenditori di Sogni, buona serata a tutti. Tutta quella città e non si riusciva a vederne la fine. Per cortesia si potrebbe vedere la fine. Era tutto così bello su quella scaletta ed io ero grande, indossavo il mio bel cappotto, facevo un figurone e non c'erano dubbi che sarei sceso, non c'era problema. Quello che mi fermò non fu quello che vidi, Max. Fu quello che non vidi. Puoi capirlo? Quello che non vidi. In tutta quella sterminata città c'era tutto, ma non c'era una fine. C'era tutto, ma non la fine. Quello che non vedevo era dove finisse tutto quello, la fine del mondo. Tu pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Sono 88 e su questo nessuno può fregarti, lo sai? Non sono infiniti loro, tu sei infinito. E su quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo mi piace. In questo io posso vivere. Ma se salto su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che sono infiniti, perché è questa la verità, che sono infiniti. Quella tastiera è infinita, non finisce mai. Allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare, perché sei seduto sul seggiolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio. Cristo, ma le vedete le strade? Anche soltanto le strade, ce n'erano a migliaia, ma ditemi come fate voi a scegliermi una strada, una casa, una donna, una terra che sia la vostra, un paesaggio da guardare, un modo di morire. Io ci sono nato su questa nave e vedi, anche qui il mondo passava, ma hanno più di 2000 persone alla volta e di desideri ce n'erano, ma non più di quanti ce ne possano stare su una nave, su una stiva, tra una prua e una poppa. Tu salivi e suonavi la tua felicità su una tastiera che non era infinita. Ecco, io non capisco voi come vi sentite, ma non avete paura di finire in mille pezzi, soltanto a pensarla quella enormità, soltanto a pensarla, a viverla. Io ho imparato a vivere in questo modo. La terra è una nave troppo grande per me, è una donna troppo bella, un profumo troppo forte, un viaggio troppo lungo. È una musica che non so suonare. Io non scenderò dalla nave, Max. Al massimo posso scendere dalla mia vita. A me piace moltissimo la brusa della strada. Mi fa sentire bene. Mi si aprono i polmoni quando la sento. Thank you.
prendessero nel culo. Thank you.
Antonio, pensavo di non arrivare in tempo. Ti stai preparando? Mi metto buona buona qui in un angolo, non ti do fastidio. Ti fa piacere che sono venuta, Antonio? Tu lo sai, in tanti anni non mi sono mai persa niente, né uno spettacolo, né una ripresa. Ah, hai messo la stessa giacca che avevi quella sera al Teatro Nuovo, quando ci siamo conosciuti. Certo che ne è passato di tempo, Antonio. Ti sta ancora uguale uguale a prima. È buffo, vero? Sembra che il tempo non sia mai trascorso. Per te. Ma scusami, forse ti faccio perdere la concentrazione. Vuoi che me ne vada? Ma mi rispondi. Sei sempre stato un uomo di poche parole. Io invece non la smettevo mai di parlare. Ti ricordi quando dicevi Euge, basta, mi stai facendo una capa tarda? Eugenia, mi chiamavi. Eri l'unico a chiamarmi così. Liliana è il nome che hai per gli altri, quando sei degli altri. Eugenia è il nome che hai per me, quando sei mia. È il nome che ti ha dato il Padre Eterno, e dato che il Padre Eterno a me ti ha destinata, io è così che ti voglio chiamare. E io mi arrabbiavo sempre. Il fatto è che non capivo, Anto. Liliana è il mio nome adesso. Io l'ho scelto. Nessun Padre Eterno. Eugenia non esiste più. E tu? Volesse fare più grande roba da terra, Eugenia? Non tutte le cose le puoi scegliere da sola. Liliana. Liliana Castagnola, ballerina, cantante, chanteuse di varietà, la chanteuse, la bella, bellissima, Liliana Castagnola. Eppure, lo sai, Anto, di tutte quelle cose, le luci, gli applausi, i vestiti, i gioielli, non mi ricordo proprio niente. Faccio fatica a ricordare i passi di danza, i testi delle canzoni. Eppure di te ricordo tutto benissimo. Ricordo gli occhi della gente quando li incantavi. Ti amavano, Anto. Quanto ti amavano. E buffo, di tutta una vita ricordo solo te. Eppure lo sai di quante cose è fatta una vita, Anto. Quanti dolori, emozioni, persone, luoghi. Niente, di me niente. È tutto così fumoso e indistinto, come quando stai per dire qualcosa, ma al momento di pronunciare le parole ti sei dimenticato il concetto. E come si dice in questi casi? Forse non te lo ricordi, perché non era importante. Mi stai ascoltando, Anto? Sei ancora arrabbiato con me, vero? Sei sempre così impegnato, ma pensi a me ogni tanto? Sai cosa amavo più di te, Anto? Che mi facevi ridere. Credo di non aver mai riso tanto in tutta una vita intera. Devo a te quei pochi momenti di gioia che hai saputo dare alla mia vita triste e disgraziata. E non dire che sono melodrammatica, lo sai che è vero. La gente parlava, spettegolava, ma come fa Liliana Castagnola a stare con un uomo tanto brutto? Ma tu non ti offendevi mai, anzi dicevi sempre, ma quello è per questo che io e Liliana insieme stiamo così bene, noi ci completiamo, lei è abbastanza bella per tutte e due, d'altronde che me la prendevo a fare se non era così bella. Già, che me la prendevo a fare se non era così bella. Mi sono sempre chiesta perché ti fossi innamorato di me. Se avessi trovato in me di tanto speciale da avermi scelta. Ero insicura, Antonio, a volte ossessiva, è vero, io ti ho più volte reso la vita impossibile.
gelosa, gelosa fino all'inverosimile. Ho messo a dura prova la tua pazienza, lo sai, di questo me ne pento. Ma tu capisci? Capisci cosa significa vivere giorno dopo giorno con questa ansia, con questo dubbio enorme? Capisci cosa significa aver sopportato tutta quella gente che ti amava, che ti cercava, che ti voleva per sé, tutti a fare una gara per mettersi in mostra davanti ai tuoi occhi, per attirare la tua attenzione? Che dolore enorme. E sperare, pregare minuto per minuto, ogni giorno che passa, ti prego, Dio, fa che non si avveda della mia mediocrità, fa che non si accorga che esista qualcun altro migliore di me. Lo capisci tutto questo, Anton? Era la fine di novembre quando sei andato via. Da quel giorno per me è stato sempre novembre, il mese dei morti. Non è vero? Ogni giorno si trascinava su se stesso ed ecco, forse adesso qualcosa di me la ricordo. E guardo quelle notti orribili, nerissime, che non finivano mai, quelle mattine che non erano mai il principio di niente, solo il continuo dell'angoscia di ieri. Perché vedi, Antonio, le notti sono brutte, è vero, mattine sono la cosa più terribile, perché di notte prima o poi prendi sonno e non senti più niente, ma invece quando ti svegli la mattina hai davanti a te un'intera giornata, lunga, lunghissima, e come si fa a riempirla tutta? O forse è meglio avere davanti a sé una notte lunghissima, ma davvero una notte non necessita di essere vissuta, gli uomini non impegnano le notti, la notte è vuota, è un grande recipiente scuro in cui da qualche parte c'è il fondo, bisogna solo calarvisi dentro, chiudere il coperchio, e poi magari arriva il sonno, Antonio, il sonno non si ha più paura. Poi se ti senti solo puoi sempre cominciare a sognare, a inventare. Io sogno di essere con te, che passano gli anni, i giorni, e io ti vedo sempre, anche quando a nessuno è permesso di vederti, io posso sempre, ed è così che finalmente ti ho soltanto per me, Antonio mio. Avevi ragione tu, Liliana, con tutte le cose che puoi scegliere da sola. Antonio, se fossi stata con me, mi avresti salvata, è vero? Totò, chi è di scelta? Sì, Teresina, un attimo, arrivo subito. Principe, la gente vi sta aspettando. State ancora pensando? No, è che... questa volta mi sembrava proprio bene. Non c'è più Totò. Non c'è più da tanto tempo ormai. Lo so, hai ragione. Mi sto facendo vecchio. Vado a dire al direttore che siete pronti, eh? Avete 2 minuti. Tanto lo so che tu stai là sopra con me. Ciao, gente.
mura del manicomio erano le mura di Gerico. E una puzza di acqua infettata ci ha battezzati tutti. Lì dentro eravamo ebrei. E i farisei erano in alto. C'era anche il Messia, confuso dentro la folla. Un pazzo che urlava al cielo tutto il suo amore di Dio. Noi tutti, branco di ascelli, eravamo come gli uccelli. E ogni tanto una rete scura ci imprigionava. Ma andavamo verso il Mies, le messe di nostro Signore e Cristo il Salvatore. Fummo lavati e sepolti, odoravamo di incenso. E dopo, quando amavamo, ci facevano gli elettroshock, perché dicevano: un pazzo non può amare nessuno. Ma un giorno da dentro l'avello anch'io mi sono ridestata. E anch'io con Gesù ho avuto la mia risurrezione. Ma non sono salita ai cieli, sono discesa all'inferno, da dove riguardo stupita le mura di Gerico antica. Io sono il tuo testimone. Sono cieco, come Omero, ma ho mille occhi, come Arco. Anche se mi siedo su di un piedistallo e sono nudo di silenziosa virtù, ti ascolto e so che tu fremi, perché sai che io ho veduto. E tu hai avuto la tentazione di togliermi l'unico occhio che avevo, e lo hai quasi fatto. Poi hai sentito il bisogno di colpirmi alle gambe e non ho più ballato. Mi hai messo le scarpe ai piedi quando fuggivo nuda tra i prati. Hai anche piantonato la mia povera mente, ma rimango comunque il tuo testimone. Hai afflitto i miei amori con mille soste. Mi hai tagliato le foglie e persino il ventre, fonte di ogni desiderio e piacere. Mi hai fatto venire da uno storpio, cantare da una musa stonata, affliggere da misere presenze di mercato. Ma io rimango il tuo testimone. Sono un testimone alto, alato, che vola oltre la tua possibilità di nascita. E di fatto, tu nasci vino amaro, ma sono sempre il tuo testimone. Tu sei il male in persona, ma chissà perché sei anche il mio privato indecasillabo. Io sono il tuo testimone, tu sei il mio cuore. Sono conosciuta come la signora Jane.
C'è una storia dietro tutto ciò. Ci sono molte storie a Twin Peaks. Alcune sono tristi, alcune divertenti. Alcune sono storie di pazzia o di violenza. Altre sono ordinarie. Tuttavia, esse sono avvolte da un alone di mistero. Il mistero della morte, a volte. O il mistero della foresta. La foresta che circonda Twin Peaks. Per introdurre questa storia, lasciatemi dire che essa comprende tutto ciò che ho appena detto. È oltre il fuoco, anche se pochi sanno cosa significa. È una storia di molti, ma comincia con una persona e io la conoscevo. Il suo nome è Laura Palmer. Laura è la prescelta. Allora, io vorrei fare, se mi permetti, io una prima domanda al nostro compositore Adriano. Adriano, raccontaci un po' della tua esperienza in campo musicale, della tua scelta di fare musica per cinema e un po' anche della tua esperienza americana, perché ormai sei conosciuto anche all'estero. Piano piano. Beh, io sono pianista e compositore, in particolare compositore di musica da film, quindi diciamo la mia attrazione ovviamente anche verso il cinema, ha fatto sì che mi dedicassi all'arrangiamento di brani noti del cinema per pianoforte. Quindi diciamo principalmente nasco come pianista classico. Poi mi sono dedicato ovviamente alla composizione e in particolar modo quindi al concetto insomma della musica applicata. Infatti diciamo questo spettacolo sarà poi successivamente ampliato insomma come progetto, prevedendo anche la visione di alcune immagini tratte naturalmente dai film. Mi piaceva combinare appunto l'idea fra ovviamente il pianoforte e anche la recitazione dal vivo, perché credo che possa essere un connubio vincente, dato che il prodotto film è sicuramente, credo, insomma, l'arte finale di tante cose, perché c'è insomma la fotografia, la musica, la recitazione e quant'altro. Adesso invece passiamo la parola a Milano, qualcuno di voi sicuramente già l'ha visto perché è il presentatore del Social World Film Festival. Allora, parlaci un po' invece di queste iniziative dell'Associazione Imprenditori di Sogni della quale tu fai parte. Allora, prima di tutto io volevo fare un ringraziamento, cioè volevo ringraziare Giuseppe Alessio Nuzzo che ci ha invitato, perché noi siamo ospiti del Social World Film Festival. Poi invece ci volevamo presentare, allora noi siamo appunto un'associazione, ci chiamiamo Imprenditori di Sogni. In realtà noi non siamo solo noi quattro, noi siamo i 26, non siamo tutti attori o altro, diciamo, ci occupiamo di tutte le forme d'arte, dalla musica, il teatro, pittura, qualsiasi forma d'arte è possibile eseguire su un palcoscenico, noi siamo in grado di realizzarla perché appunto siamo tantissimi. Può mancare anche un suo saluto in questa meravigliosa serata? Sì, un solo saluto perché, come dire, siamo praticamente fuori luogo. Stasera abbiamo vissuto un momento di arte fantastico e vi ringrazio tutti, soprattutto il maestro pianoforte che ci ha fatto, come dire, toccare delle vibrazioni assolutamente particolari. Molti, molti, molto complimenti. È chiaro che era un artista internazionale, non poteva non essere così.